Buongiorno a tutti, ragazzi, ben, bentornati. Eh, andiamoci un attimo a vedere. Una settimana, secondo me, molto molto interessante, eh, ho già preparato qualcosina e cerchiamo di vederla insieme. Vediamo dove eravamo rimasti con il discorso che ci siamo fatti nell'ultimo video. Si era parlato della possibilità di una settimana interlocutoria, perlomeno si era data una data del 23 di novembre come data fino a, alla quale mh, impegnarsi più su un trading intraday che su una decisione di direzione multiday perché c'erano diverse criticità tutti i vari time frame eh, che potevano far pensare che questo non andava da nessuna parte o perlomeno non produceva quel long atteso eh, dei più eh, di inizio rally o di prosecuzione secondo me più che inizio di rally per il semplice fatto che eh, c'erano delle situazioni grafiche che davano l'idea che lui avrebbe impiegato più tempo per prendere una decisione diciamo che fino ad oggi che praticamente è il 19 di febbraio tale view è stata confermata e infatti se andiamo a prendere il grafico settimanale di SP troviamo un doji questo è fondamentalmente un doji eh, il che vuol dire che oggi questa settimana, che è stata una delle rare settimane veramente di, di, di difficoltà massima per quelli che volevano creare delle posizioni multi-day, eh, di, difficoltà massima nell'individuare la direzione. E infatti eh, il cosiddetto scannatoio, lui l'ha attivato in maniera abbastanza interessante, in un range abbastanza definito, il range praticamente. Se andiamo a vedere, è quello fra 3.008, 3.009 e 4.037, e poi la chiusura l'ha fatta in 3.965. Partiamo dal settimanale. Sappiamo che il mensile, che comunque ha un'attivazione long eh, in costruzione, che è un treno long. Questo è il mensile: è un treno long per una, eh, un falso breakout di un uncino. Short dopo un 1, 2, 3, il che potrebbe dare alla costruzione mh, di varie cose a livello mensile, sia una 3D range in questa zona qui, sia eventualmente anche una congestione. Però una 3D-range mensile che va da 4330 fino a 3500, praticamente se va a fare la parte superiore, eh, comunque una 3D-range che produce sul mensile un rally di fine anno dal punto di vista settimanale. Quindi questo tipo di scenario, eh, cosa intendiamo per rally? Per rally non intendiamo che debba fare i massimi assoluti, per rally intendiamo un movimento deciso e direzionale long, che può essere mh, anche di un eh, tot di punti sulla base della volatilità mensile, abbiamo 330 di volatilità, se consideriamo lui si è già fatto da 3500 a 4500 punti, è andato già oltre la volatilità nella parte long attivata eh, a settembre, pertanto eh, a ottobre. Scusate, pertanto il discorso del rally è comunque attivo perché praticamente lui questa parte long, da dove noi ci siamo detti di non andare a ingabbiarci in un'entrata short che poteva essere failure, grazie alle trading range weekly, eh, lui la sta tranquillamente eh, facendo e sta tranquillamente guadagnando. Quindi c'è cioè, in corso praticamente un rally poi è chiaro che dal punto di vista di immaginario e anche diciamo per merito dei professionisti e formatori cosa che io ho cercato anche di andare a vedere un po su youtube c'è cioè una cosa impressionante ce n'è un'infinità e, e si intende rally veder 5.000 eh, ma questo non è un rally diciamo questo è un trend long che non si può pensare che lui faccia in due mesi soprattutto in una situazione di clima e di indecisione abbastanza grossa che vediamo mh, a giro. Tra laltro si sta manifestando nella lettura dei dati una grossa forbice tra Europa e Stati Uniti per quanto riguarda gli andamenti anche nella natura macroeconomica, per cui è ovvio che non si sa mh, se eh, gli Stati Uniti sono in salute o non sono in salute, se l'Europa eh, cioè non è facile in convincere, soprattutto con questa politica di aumento dei tassi i più ad andare long <ride> a comprare quindi questo mercato per attivarlo ci vuole tutta una serie di trucchi e di situazioni abbastanza più lente rispetto a quelle che abbiamo visto nel passato. Andiamo a vederci il Weekly, perché a questo punto partirei anche da uno scenario un po' più ampio. Il Weekly fondamentalmente presenta due congestioni: una che fece in Area 3002, famosissima, quello che io chiamavo al tempo il long del vaccino, da dove si è scatenato praticamente questo long molto coerente eh, dopo la dopo l'officializzazione del vaccino nel novembre del 2020 con il famoso rally di fine anno 2020 fino ad arrivare ai massimi del 2021 su cui poi praticamente lui ha prodotto questo movimento short nel fare questo ha fatto una congestione di partenza a 3.002 e ha fatto una congestione quella che io chiamo di prezzo medio eh, degli ultimi dell'ultimo anno mh, che è quello eh, intorno a 4100 che è praticamente questa che tra l'altro è difficile da individuare perché la muser in bar è questa qua del mese di maggio eh, del 2021 maggio sì maggio eh, sempre sul weekly che lui ha praticamente rotto al rialzo con test per farsi poi il eh, rally di fine anno del, 2022, del 2021, e poi praticamente ha ripreso e riattraversato con lo short invece del 2022. Lavorandoci abbastanza agilmente. Vedete, qui ha fatto una falsa uscita long di riattraversamento, di falsa uscita, non tanto, perché a livello di volatilità si parla di 190 punti, si è. Mascinato 100 punti, quindi la metà della volatilità ce l'ha fatta. Però poi cosa ha fatto? È ritornato giù, l'ha testata e adesso siamo in una fase, in questa famosa 3D range che tuttora è tutto attiva perché la 3D range va da 3500 a 4330. Se non ricordo male, siamo intorno alla mh, 25esima candela. Ehm, andiamocela a ricontare: sono tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 candele se la consideriamo da questo punto qui, leviamo invece eh, 5 candele quindi 22 se la consideriamo cosa che potrebbe essere più in linea con le mh, indicazioni di rosse da questo punto qui, però attiva, cosa vuol dire attiva? Che la rottura di questo minimo e di questo massimo praticamente ri risultano essere una prima uscita dalla trading range weekly. Possiamo anche dire, se le contiamo come ventiduesima candela, che può farsi anche sette settimane all'interno del range, prima della ventinovesima, andare cosiddetta eh, come possiamo dire in eh, cancrena, chiamiamola così una brutta parola, cioè nel senso rimanere laterale per tanto tempo e quindi andare oltre la trentesima candela, allora dobbiamo vedere lì cosa costruisce nel frattempo. Però cosa sta succedendo su settimanale? Su settimanale abbiamo avuto una conferma, indipendentemente dalle, dalle, dalla settimana di doji che abbiamo visto, di un... Eh, ora, qui i segnali inutili, tra l'altro, di investing danno un po' fastidio, però ne andiamo a sovrapporre. Attualmente è attivo l'1,2,3. Non, non ha prodotto un'accelerazione significativa: nel senso che la rottura dell'1,2,3 al punto 2 era in zona 3917, lui cosa ha fatto? Ha fatto una prima. Sparata long con seconda candela in conferma dell'1, 2, 3, quindi attivo e on. Successivamente, aspettate che lo rimpicciolisco così si vede anche l'1. Ecco. Successivamente cosa ha fatto? Si è fermato dove probabilmente può andarla a negare, quindi ritornare giù, o creare un uncino su questa doji, una prima rottura sotto, o anche direttamente una rottura sopra se il long sarà abbastanza mh, breve, un mese, un mese e mezzo e poi riattraversare sotto questa doji e quindi praticamente con un uncino o con una prosecuzione continuare con l'1-2-3 al momento nonostante questa sia una candela doji che una candela di stop l'1-2-3 è attivo nel senso che lui non ha avuto ancora dopo l'1-2-3 una candela di ritracciamento cosa si intende per un tracciamento? una rottura di un minimo dopo l'1-2-3 di una candela che possa pensare di costruire un RH quindi in questo caso l'RH non c'è e dobbiamo mettere un punto interrogativo mi dire, ce lo farà qui o ce lo farà più alto? Eh, andrà mh, verificata questa cosa qui, giusto? E questo lo, lo vediamo strada facendo durante questa procedura. Siamo nell'esatto punto di mezzo della famosa 3D Range che vede il massimo qua e che vede il minimo qua. Se vado a fare. Un rapido calcolo, da 3495 a, tre, a 4315, 3965 è praticamente la metà. E infatti nella metà cosa è scattato? è scattato un'indecisione totale. Cioè gli spunti, anche questo 1, 2, 3, ai margini superiori della 3D range producono movimento. Gli spunti minimi ai margini mini inferiori della 3D range creano spunto. Ma nel momento in cui si arriva in questo famoso prezzo pendolo che secondo me dura, dura dal 2021, che è 4.000, che praticamente è questo 3950 mila, lui praticamente ottiene dei problemi, cioè ha problemi, non riesce a proseguire, non riesce a dare una direzione, mh, diciamo, in dinamica, anche short. È vero che questo ha perso fondamentalmente 800 punti da dicembre 2021, eh, però eh, non è uno short da dire, eh, ci ho, ho fatto. L'ipergain dell'anno è praticamente uno short di quasi 11 mesi di 800 punti, con una, sì, con una estensione di 1300, però si sta parlando alla fine di meno di 100 punti il mese, il che se vado a vedere la volatilità settimanale 196 o quella mensile 300, non è un grande short, non è long, chiaramente. Quindi, cosa sta succedendo? Secondo me. Eh, questo indice qui è combattuto fra due forze: una che eh, ritiene che questa situazione è proprio propedeutica dal punto di vista finanziario, perché onestamente è un giro di soldi astronomico, una invece che va sul eh, più che sul vendere, sull'esentarsi nell'acquistare eh, in una fase di questo genere perché non si sa quali sono gli esiti, eh, è chiaro che lui va in range e quindi ci crea queste situazioni abbastanza indecifrabili dal punto di vista di trading. Quindi noi, siccome siamo dei semplicioni e eh, non siamo degli architetti informatici del trading, noi stiamo notando che lui ogni volta che arriva ai margini di un range produce dei rimbalzi sotto-sopra con degli 1, 2, 3. Il giorno che ci sarà un'effettiva rottura di questo punto o di questo punto con consolidamento sotto o sopra del prezzo, sappiamo che questa cosa qui smette di farla. Però, quindi, è un discorso e quindi qui diamo subito una definizione che dal giorno, precisamente, del 9 maggio del 2022, questo indice è in no direction. Quindi tutte le previsioni e rally, big short, eh, andrà giù, andrà su per noi, e no direction quindi, no direction. Cosa in in indica che su settimanale non si va in multi day perché, non avendo direzione, si rischia di rimanere in un prezzo medio ingabbiato nella posizione sbagliata senza avere un dato per ora realmente effettivo di direzione. Quindi, su, io voglio lavorare sul settimanale perché ho altri impegni e voglio lavorare praticamente su un espiro molto più ampio. Andare a dire che questo diventerà long, diventerà short. Adesso è solamente ginnastica per menti che non sanno di perché parlano. Questa è un note direction. Quali sono le criticità sul settimanale chiudiamo settimanale? Sono le doji. Questa doji qui è rotta solo sotto. Sapete che io ho su questo mia teoria personale. Che prima o poi queste doji vanno riprese. Eh, però il primo poi, eh, il problema è quando il timing te lo dà praticamente la soluzione di tutta una serie di problemini che lui costruisce strada facendo, che vedremo anche nel daily. Adesso ha voluto aggiungere con molta simpatia anche questa doji, ma se io vado a vedere anche sotto, ed è per questo che è uno dei momenti meno eh, interpretabili dal punto di vista grafico della storia, secondo me, di questo indice, io ce n'ho anche uno qua, non troppo sotto, Sempre su quel 3002, e ce n'è uno qua. L'avevo visto. Sì, praticamente siamo allo stesso prezzo, che è un punto veramente fondamentale. Non rotto. Ah, ce n'è anche uno qua. Questo è importantissimo, tra l'altro, anche inside. Cosa vuol dire questo? Prima o poi, prima o poi, 2008 lo vedremo. Prima o poi, 4008 lo vedremo. 4007. Ora qual è l'atteggiamento? L'atteggiamento è Lavorare strada facendo, cioè sulla situazione attuale eh, che vediamo e quindi andare a cercare, nel momento che lui ritiene di non darci indicazioni precise sulla direzione, andare a fare quelli che sono i trade che ci forniscono discretamente tanti punti il giorno, tanti punti ogni settimana, su eh, dei movimenti un po' più chiari, su time frame un po' più bassi, perché fondamentalmente da quando è scoppiata la pandemia. Non... Partendo da quello che è praticamente stato lo shortone fatto all'inizio, questo fra 3.200 e 4.008 sta facendo un range. Sta praticamente, lo vediamo nel mezzo di queste due congestioni che servono proprio per questo. E vediamo che lui praticamente si è, è come se fosse andato a dormire all'interno di queste due congestioni, dicendo: Io qui mi trovo alla grande perché mi trovo alla grande? Perché in un momento di indecisione, in un momento in cui le cose non sono chiare dal punto di vista del medio e lungo termine, loro attivano quello che io chiamo lo scannatoio, cioè praticamente il business principale dell'indice non diventa più comprare e chiudere a un prezzo più alto, il business è massacrare il retail senza una direzione precisa andando a prendere stop loss sopra degli short e sotto dei long. È un business, eh? un business galattico, considerando che da questo giorno qua da questo periodo qua, la partecipazione delle tele su questo indice è aumentata di sei volte rispetto al, al 2019. Quindi il business è cambiato. Dall'essere un business dove io incamero tutta una serie di pecorelle per fare un trend, diventa un business dove io queste pecorelle invece le mando direttamente al muretto del mattatoio e quindi praticamente genero questa situazione qui che è un mattatoio. Ok? Questa è la mia valutazione, per cui per uno come me che raramente tiene delle posizioni, delle settimane, se non quella parte che uno può fare da cassettista, ma è tutto un altro discorso, eh, mh, e che quindi mh, lavora molto piacevolmente sull'intraday, addirittura andando a cercare 2, 3, 5 punti su un trade, questa è la situazione perfetta. <ride> perfetta perché... Andando a guardare gli ordini e le criticità sui grafici intraday, riesco a trovare degli scenari interessanti per farmi ogni giorno un lavoro. Eh, su questo una cosa importante: eh, l'inflazione in Europa sta andando all'11-12%. In Italia, addirittura, se dovesse mantenere la tendenza mensile, non, non, voglio, non oso dire quale potrebbe essere eh, la percentuale annua, ma si sta parlando quasi del 20-30%. Secondo me, a differenza del passato, l'azionario non vincerà contro l'inflazione questo decennio, questo quinquennio, perché eh, se andate a vedere i grafici degli anni 70, inflazione, crisi energetica, e degli anni 40, guerra, ha sempre fatto range, per cui non c'è stato un prodotto azionario, se non nei 20-30 anni, che abbia combattuto però a quel momento l'inflazione. E rimane quindi la mia teoria che facendo prezzo medio per ora 4.000, ma può anche diventare 3.500 come 4.500, lui stia praticamente svalutando gli indici, senza farne diventare però short, che è importante per chi ha big money dentro questa storia, cioè, perché è posizionato e parlo dei Big è ancora dentro questa storia. Perché se vado a vedere le tre sorelle: Black Rock, Vanguard e State, State Street, sono convintissimo che se non in parte non hanno venduto. Ok, questo è quanto vediamo dal settimanale. Ora andiamo invece più specificatamente nelle cose più interessanti. Perché il settimanale bene o male non è una novità, perché l'1-2-3 è ancora on, è ancora quindi in gestazione. Questa candela è brutta per la prosecuzione, ma può anche. Creare una prosecuzione, uscire da questo triangolo long e poi semmai riprendere il doji attraversando lo shot, in questo caso nel 2023, o viceversa. Andiamo invece sul daily, che è molto, molto interessante. Allora, il daily presenta, eh, no, eh, l'avevo ecco, preparato di qua. Oh, il daily presenta una situazione che, grazie alle congestioni, siamo in grado di decifrare. Allora, cosa abbiamo detto l'altro giorno? Abbiamo detto che e andiamo con un'elisse a individuarla questa 3D range attivata qua e chiusa qua è un po' l'elisse, ma perdonatemi ricordatevi che sono un impedito coloriamola di verdolino ok è risolta perché ha fatto una prima uscita long test seconda uscita long quindi siamo fuori da questa 3D range a mio avviso, in maniera abbastanza artistica, si è costruita un'altra 3D range che scade il 23, che parte da qua. Vediamo il 23. 20. Se diciamo più o meno qua, ecco che è questa qui. Che è la 3D range dell'uscita long della 3D range precedente. Vedete? Ok, ora andiamo a vedere qua dentro la situazione. Questa dal 23, a mio modo di vedere, perché è molto particolare, però si vede che tranne la candela di uscita importante ha, fa molta fatica per la sua realizzazione, questa è una trading range che potrebbe sfociare short qua sotto, parlo di 3.007, long qua sopra, parlo di 4.045, a meno che prima del 23 non mi faccia un altro massimo. Tutto in un probabile W complessivo che abbiamo visto sul weekly che può essere serenamente rotto long. Quali sono le altre cose che avevamo in sospeso qui? Il triangolo, questo triangolo fatto dalla trend line short attivata all'inizio del 2022 e da un primo rimbalzo long importante fino a 4003, rotto molto in anticipo su questo triangolo short, infatti poi ha creato delle criticità, per cui non ha proseguito nella sua rottura finale, questo triangolo scade anche lui verso il 23-24, come la punta. Quindi, eh, se lui vuole andarsela a riprendere, a poco tempo. Deve iniziare a fare adesso. Nel fare questa proced procedura qui molto laboriosa, ha creato un'altra trendline che vediamo qua, e che per il momento mantiene quelli che sono i segnali di base. E andiamola a vedere. 1 minimo assoluto dell'anno 2 questo è stato l'inizio di quello che secondo me è a tutti gli effetti un rally che ha fatto 500 punti Buttali via in una situazione come questa poi dopo questo ha iniziato quella che secondo me è una trading range infatti lui ha fatto due rh che poi si riassumono in uno solo complessivo, ma aspettate che, eh, che sono degli uncini di prosecuzione, uno ne negato ma riproposto dopo, e quindi cosa vuol dire questa situazione? Che se prima me lo rompi, poi me lo neghi e poi me lo riproponi e me lo rirompi, che questa fascia qui secondo me diventa 3D range e devo aspettare la candela 20 per stabilire che è il 23 quale massimo e quale minimo produce giusto? Per il momento il minimo di questa 3D range è il primo RH e il secondo RH che ha generato la trappola, le 3D range sono trappole e questo è il massimo per il momento. Ok? Bene, questo in che contesto? In un contesto che lui praticamente ha costruito, anzi voglio aggiornarla ancora meglio perché questa congestione è figlia di un'altra. Lui ha costruito già da tempo. Lui già da tempo che ci dice, signori miei, io da questa fascia non mi sposto. Che è una consecuzione di tre congestioni attivate da luglio 2022, giugno, luglio, quindi l'inizio dell'estate, l'inizio della Trading Range Weekly. Una, due e tre. Prima due congestioni di resistenza e supporto, e poi una intermedia di lavorazione. Il prezzo medio: 4.000 costruita dopo. Cosa sta facendo lui? Ha praticamente lavorato in stop hunting sulle due congestioni superiori, giusto? E guardate caso, nel momento in cui supera le due congestioni, e questo è un segnale di range, non di direzione, perché sennò no avrebbe proseguito, lui sviluppa sempre sui margini delle congestioni questo segnale qua di cambio di direzione. Quindi, come avevamo visto sul settimanale, giusto? Ah, ma farla anche sul daily. Un 1, 1, 2, 3 trend short e un 1, 2, 3 trend long. Ok? Questo tutto all'interno di queste due congestioni. Scusate se oggi ci dedico un po' di tempo, ma questo è un po' per capire, non per smentire, ma per dire che da giugno che sento. Mm. Analisi, io onestamente le seguo poco perché quando iniziano a tirarmi fuori 63.000 indicatori, 450.000 curve grafiche e tutto il resto, entro in un panico completamente emotivo e quindi rischio poi di, di entrare in confusione, ma tutti sono a dichiarare una direzione decisa da giugno, giusto? È il modo migliore per far saltare i margini ai loro clienti quando invece va in range allora no scusate questo non è buono ho messo un po' alto questo mood eccolo qua questo è un 1 2 3 con una candela sola questo mood lui l'ha attivato da giugno si scende congestione, si sale congestione. segnale 1 2 3 segnale 1 2 3 si scende 1 2 3 si sale 1 2 3 ok Bene, arriviamo ai giorni nostri. Siamo fisicamente all'interno di questa congestione che ha costruito con una sorpresina abbastanza interessante che sapete che io sono uno che lavora sulle congestioni, adoro, voglio vedere sempre che la costruzione di una nuova congestione conferma che questo è un punto critico nuovissima di pacca di questa settimana che rappresenta fondamentalmente il dolce. Di che colore la facciamo questa? Blu. Questa è la novità della settimana. Allora, una delle congestioni più complicate da gestire. Perché? Perché nella sua costruzione music bar dell'11 novembre, 1, 2, 3, 4, quindi la quarta candela finisce giovedì 17 novembre. Lui ha fatto la stessa uscita long, la stessa uscita short. Prima di definirla. Poi ha fatto chiusura e apertura al suo interno. Quindi, qua il long or short questa congestione è. Una delle meno discifrabili. Cioè, guardate lo scenario per dire che fare una previsione di direzione qui è veramente per prendere soldi alla gente. Siamo nella congestione di mezzo di un range fatto da ormai sono sei mesi, 5-6 mesi. Questa è la congestione di mezzo. Al, nella congestione di mezzo che lui ha scusate, il te, te, preso un po' per i fondelli per una discreta quantità di tempo, sui massimi e sui minimi, mi ricostruisce un'altra congestione nell'esatto praticamente metà sulle chiusure di quella precedente che è questa qui e me la fa senza, perché a volte quando la congestione c'è una uscita da una parte fatta così e non la fa dall'altra parte si pensa che possa andare shot o viceversa, no, me la fa come dire decidi tu cosa pensare. Uno come me in questa fase qui aspetta, aspetta un esito. Però, però, c'è sempre un però. Ci sono diversi interessanti segnali possibili per la settimana prossima dentro, dentro questa congestione per anticipare il 23. Ricordatevi che il 23 è il giorno del ringraziamento, eh, quindi dovrebbe essere chiuso tutto. Allora, la chiusura di ieri è stata una chiusura importantissima nell'attentativo di fare un ritracciamento e quindi una pericolosa uscita short. Che andava a riprendere shot questa congestione gialla, quella più, più vecchia di mezzo. Lui invece ha deciso di chiudere verde. E tenete presente che questa uscita long è comunque un'uscita di riattraversamento attivo long di questa congestione di mezzo. Cosa vuol dire attivo? Vuol dire che è tuttora non stoppato perché lo stop di questo ingresso, eventualmente che io dicevo di non prendere, long qua sopra di seconda uscita, giusto. Lo stop loss ce l'avrebbe qua sotto. Per cui, chi crede nel riattraversamento long di questa congestione dopo l'1, 2, 3 e 2 RH, può tranquillamente essere ancora dentro il trade long con l'idea che lui praticamente questa uscita, che poi ha prodotto una nuova congestione che vediamo qui, ma che comunque rientra in questa congestione di mezzo, che secondo me non andava presa, come ho detto settimana scorsa, però è un segnale. È comunque un segnale che potrebbe produrre. Poi nel fare questa congestione, lui cosa ha fatto? Ah, manca un RH, scusate. Lui in questa, se no non mi tornava l'analisi che mi ero fatto, che mi ero scritto, in questa costruzione di vari RH, 1, 2, 3, dentro un eventuale 3D range, lui cosa ha fatto? Ha rifatto un altro RH. forse ha fatto un'altra reac. Quando è che si definisce che questo è un uncino valido? Quando rompe il massimo. E qui si sta parlando di massimo, e lo scriviamo HIGH 4042. Poi abbiamo la La rottura di 4042 è un uncino LONG, primo uscita LONG della nuova congestione, perché la prima uscita è sul massimo dell'estensione, Conferma di riattraversamento della precedente congestione, che è già in attivo, e possibilità di raggiungere la base di questa congestione, che è a 4076. E perché no? La punta del triangolo 23 novembre 2022. Ok? Confermando questo trend in questa trend line. Cosa può fare tranquillamente da qui al 23 rimanere in questa congestione e attendere per esempio questa trend line. Questo andrebbe quindi oltre il 5 dicembre e dire vabbè, ma io perché devo andare da qualche parte? Sto facendo un botto di soldi scannando quotidianamente gente che va long e short, quindi eh, tengo, tengo ancora la situazione così. La congestione è attiva, quella nuova, quindi ancora non c'è uscita, quindi praticamente finché non c'è uscita non c'è multiday. Quindi se non c'è multiday, si va, poi si va a vedere a scendere di grafico e di time frame. Cosa ha fatto in questo RH, però, che potrebbe essere positivo per un'idea long di questo RH. Ha fatto questa figura fatta da queste due candele che è un treno. Cos'è un treno? Un treno è praticamente in un momento in cui c'è un movimento verso una parte, la creazione di un'alternanza di candele come colore, quindi questa short, apertura superiore chiusura inferiore, long, apertura inferiore chiusura superiore, per questo che questa chiusura per me è importante, alla sua rottura massima potrebbe creare un ritracciamento, cosa vuol dire che io mi devo accontentare di una parte della volatilità perché potrebbe essere probabilmente minimo. Quindi e poi ritornare anche giù. Quindi, però, è un segnale molto eh, usato da Ross, che io, nel corso in cui fece sulle mani forti di accelerazione dei movimenti, il cosiddetto treno. Lui usa, usava molto i treni, ora non è più in vita, però diceva: Io adoro i treni. Questo, anche questo verde, rosso, dopo questo movimento qui è un treno di ritracciamento. Infatti, vedete che la rottura produce un'accelerazione. Ok? Quindi, iniziano ad esserci due segnali in uno. Treno qua, mettiamo la freccetta, e questo, visto che lo stop loss diventa, grazie a questo RH, abbastanza praticabile, secondo me può diventare interessante. Treno qua, quindi un segnale daily per lunedì. Questo, oltre treno, scriviamo... e anche una TTE su RH. Cos'è una TTE su RH? TTE su un RH è sempre un metodo di Rossi di anticipare con un segnale intermedio nella costruzione di un RH, quindi con l'idea che possa essere un segnale long, prendendo tre contratti, comprando sulla rottura, tra l'altro sarebbe già scattata ieri, perché le, il DATT sarebbe stato sul massimo della candela di ieri, quindi sulla rottura, però visto che abbiamo un treno abbiamo una conferma in più, eh, con target sui due testi vicino alla rottura dell'uncino, che sarebbe in questo caso 4.042. Faccio un esempio, il massimo qui è 3.986, possiamo pensare di vendere i due testi a 4.000, 4.010 anticipare l'uscita e quindi essere nel momento in cui scatta il segnale a 4042 eh, che vada a cercare che l'ordine normalmente dovrebbe essere qua sopra, però lo anticipo con l'idea di avere il trade gratis con e pari quando il segnale entra in gioco. Ok? Quindi prendere i profitti su una buona parte subito perché potrebbe essere anche failure perché non raggiungere il massimo per avere un trade gratis. Invece di dover mettere un segnale a 4042 rischiare un falso blackout aumentando lo stop loss. Quindi io qui avrei un ingresso e qui calco la mia size a 3935,6 con stop loss sul minimo dell'RH a 3904. Io eh, il segnale è anche un terzo su questa cosa qui, lo stop loss è una uscita dalla congestione short, per cui è uno stop loss. Il segnale di ingresso qui è l'idea del terzo segnale, quindi uncino, treno nell'intermezzo e anche l'uscita lunga della congestione. Questo è, secondo me più papabile. Dov'è che questo segnale, questo ordine non lo devo mettere? Se per esempio lunedì di apre e mi rompe il minimo di questa candela verde. Allora a questo punto qui devo riprendere la situazione, ritornare a meti consigli e dire ok, uscirà a 4042 sull'uscita dell'uncino e della congestione non voglio rischiare di rimanere ingabbiato per dei giorni dentro questa cosa perché nel momento che mi rompe questo minimo vuol dire che lui o fa lo short e quindi produce 1, 2 e 3 perché è in gioco quindi anche qui sotto sarebbe una TTE di un 1, 2 e 3 short che al momento starei attento a prendere però c'è eh, sempre all'interno di questa congestione quindi lavorare sulla volatilità che andiamo a vedere Uh, 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 uh. Lo so che sembra complicato, però vanno visti i vari scenari. Ah, no, l'avevo già messa la volatilità. Scusate, la volatilità adesso è 90 punti. Quindi il target è 40 punti. Target operazione di test. Sto parlando. Day, day, day. 40 punti. Questa è una regola per la settimana prossima. La mettiamo qua. Quindi facciamo finta di prendere la TTE domani, lunedì scusate, sul massimo 3.986, vediamo se 4.026, perché 40 punti dei due terzi è 4.026, dentro il segnale principale che vado a cercare, sì perché il segnale principale, l'uscita della congestione, è a 4.042, quindi c'è lo spazio per farsi quei 20-40 punti. Se io prendo e voglio credere più nell'1, 2, 3 short qua e quindi che ritorna giù, allora il mio ingresso della TT sarebbe 3.935, dovrei fare in maniera che il segnale sia almeno 3.895. Andiamo a vedere il minimo dell'RH. 3.904, più a rischio in questo caso qui invece di 40 punti, io sarei dell'idea che a 3.900, nel caso voglio prendere la TTE di ingresso short qua, lo vada a fare eh, a 3.900, quindi di 30 punti, però ognuno se la gestisce come gli pare sapete che io non sto dando dei consigli, sto dando solo degli scenari su cui riflettere. La rottura comunque di questa congestione short combinata con la rottura di due congestioni, questa di mezzo vecchia e questa nuova sempre. e andiamo a vedere il dato, 3904. Quindi queste criticità quali sono? 442 conferma long. E vediamo il minimo 3904, addio long. Per il momento perché potrebbe essere anche una bandierina short di prosecuzione long futura, cioè questo 1 2 3 fatto in due congestioni, potrebbe piano piano scendere qui per fare una bandierina, come ha fatto qua, per esempio, con diverse RH, per poi tirare su una barra di un chilometro. Può fare la stessa cosa. Però 3.904, questa impostazione di ipotesi che da qui al 23 produca un movimento long sulla congestione nuova, scusate, che stiamo vedendo, a 3.904 viene negata. A 4.442 viene confermata nel mezzo, Occhi aperti e lavorare molto molto velocemente. Ok, questa è la situazione del daily. Io fino a 23, come sapete, andrò intraday. Le famose criticità che avevamo visto l'altra volta sul 4 ore ce le andiamo a rivedere tutte perché sono tuttora molto presenti. però con delle differenze che ha costruito in questa settimana. Avevamo come prima criticità questa congestione non rotta sotto, con doji tra l'altro, nella sua attivazione, perché la in bar è questo doji qua, avevamo come criticità quest'altra congestione non rotta sotto, avevamo con altra criticità questa congestione, invece, sono tre congestioni, che lui ha invece rotto sotto e sopra, che è questa qua, eh, va bene. Eliminiamo queste qui che le abbiamo sull'altro grafico. Disegno questa congestione. Ah, scusate, sto sbagliando. Strumento eccolo qua. E questo ha prodotto il movimento Long che abbiamo visto con la famosa candela del dato sull'inflazione USA, però ha lasciato questo che noi abbiamo chiamato cluster. Cluster è una piccola. Eh, non è detto che debba prenderlo subito, però c'è una piccola pausa spazzatura eh, che presenta un punto di arrivo o di riattraversamento di un movimento successivo quindi questo cluster vede prima un movimento long e potrebbe produrre un movimento short cosa ha fatto? l'1, 2, 3 famoso a 4 ore l'ha fatto però non ha prodotto esiti particolarmente significativi però nella volatilità ci è tranquillamente andato quindi sarebbe stato profittevole questo 1, 2 e 3 short è andato fino a qua e ha costruito anche qui stesse criticità che ha sopra, che ha sotto, scusate. Tante congestioni non rotte. Sotto e sopra. Sta praticamente facendo speculare la stessa cosa, vedete, tre congestioni di qua. Cosa devo pensare in questa situazione? Devo pensare che lui... Nell'arco di questo periodo, questo è un grafico a quattro ore, quindi stiamo parlando di un mese, lui farà ambedue, secondo me, quindi da qui al 2023 iniziato, farà, secondo me, ambedue le cose. Deciderà qual è la parte da scannare prima, se gli ordini che io mi ritrovo sopra per arrivare, grazie a questo trampolino che sto creando, vedete, c'è ordine, ordine e ordine, a questo qui che è lontanissimo e quindi alla base della congestione daily, o invece produrre... Tutta una serie di situazioni, un ordine che un ordine qua per ritornare a questi ordini che sono sempre lontani e quindi vanno costruiti strada facendo. Per andare a prendere quest'ordine qua, andiamo a vedere con delle frecce. Che sono gli ordini, secondo me, di uscita della situazione che stiamo vedendo: uno è qua e è uno è qua, è il cluster, giusto? La distanza. Fra questo e questo, vedete, ci sono delle barre enormi, rossa qui e verde qui, che creano distanza eh, siderale degli ordini. Nessuna mano forte metterà tanti soldi tutti e subito per raggiungerli. Farà delle costruzioni per far innescare il mercato. E qui cosa sta facendo? A mio giudizio, più in versione long per il momento che in versione short. Sta con lo short costruendo tanti ingressi short con degli stop loss di tutte le posizioni delle retail short che sono qua, giusto? Sono anche dei doppi massimi, con l'idea che questa prosecuzione di ordini poi una volta innescati possa produrre un'altra spinta long di mercato che lo faccia avvicinare a quest'ordine qua che è praticamente a 4.130. Era quello che ci dicevamo come target di questo long 4.130 nei precedenti video. Stessa cosa potrebbe innescare un movimento e lì sono i segnali che ce lo dicono, uno dei tre, segnali di inversione, congestioni, perché qua, che sono le criticità di cui ho parlato nell'altro video, però nel, per, per, per farlo subito o in un futuro, questa roba qua, e vi garantisco che questa roba qua fa danni, una volta innescata, produrrà un grosso short. Qual è la mia sensazione? E qui sto parlando di sensazioni, voglio essere chiaro sulla termine sensazione. Che lui preferisca, in virtù anche di tutta una serie di combinazioni temporali di mercato, rally di fine anno, le persone che ci credono, le persone che compreranno sicuramente i suoi massimi, lui voglia farsi questa fare qua. Per primo, e può tirare giù una catena in mane per farsi dopo questi forse hanno nuovo. Questa è una mia sensazione, perché le costruzioni che sto facendo a W sono tutte costruzioni di momentanea accumulazione e bandiere di continuazione. Si va vale a vedere questa è una bandiera di continuazione che la giornata di ieri, che sembrava insignificante, ha comunque confermato in testing. Vedete il test qua? Disegniamolo meglio, perché ieri l'ho visto molto bene, ci ho lavorato un po' su questi minimi di ieri. Eccolo qua. Può tranquillamente continuare a seguire questa trend line così, andarsi a prendere questi. Prima, caricare tanta gente che vende comprandoci addosso per avere più risorse per poi partire. Quello va visto nella congestione daily che abbiamo visto. So che sembra complicato, però se io lavoro con una certa attenzione su quelli che sono i dettagli nell'intraday, posso avere tante occasioni. Anche nell'intraday sta facendo un po' la storiella che faceva nel multi-day cioè nel daily che abbiamo visto sui margini minimi fanno 1, 2, 3 sui margini massimi fanno 1, 2, 3 quindi short e long a seconda delle situazioni quindi qual è il segreto adesso e voglio chiudere questo video di riepilogo anche con l'esperienza fatta questa settimana di tanti thread eh, in l'esperienza è quella di non avere una concezione di direzione ma di decidere anche autonomamente dire sto vedendo questa cosa su cosa mi concentro oggi? Su tutti i segnali long, su tutti i segnali short a 5 minuti, a 15 minuti a seconda del grafico che io prendo in considerazione. Perché sta premiando in ugual misura tutti. Se io invece dedico il tempo nel cercare di capire, con, guardando le chat, andando a vedere gli espertoni e tutto il resto, che direzione ha sto indice durante la giornata mi perdo tutti i segnali in una certa direzione o i suoi contrari che sono praticamente quelli dove ci fanno soldi chi non ha un'opinione. Quindi dopo la prima regola che avevamo scritto ne scriviamo un'altra. Il modo migliore per fare guadagni adesso è no opinion. Perché l'opinione adesso non è di moda, nel senso che lui è in una congestione dei... Ok? Altro piccola indicazione finale, ritorniamo sul daily lunedì, questo treno risulta anche poter diventare, vi ricordate abbiamo fatto un, un discorso sui segnali intermedi, la costruzione di una rottura o long o short in questo caso del gruppo di tre candele o del minimo e del massimo delle una delle tre candele all'interno del gruppo, giusto un segnale intermedio che sapevamo che andavamo a prendere come se vediamo che la propensione dopo l'apertura, quindi americana, è quella verso il massimo, vada a 5 minuti e mi vado a cercare la prima congestione che lui costruirà e la prendo in direzione Long, se io credo nel segnale Long, quindi con il rischio anche di anticipare questo punto che era al massimo di ingresso di... 3.986 di anticipare anche un prezzo migliore perché adesso stiamo battendo 3.965. Idem se credo invece più nella versione short stesso discorso congestione se è più vicino al minimo quindi TTS short per l'uscita della congestione daily congestione a 5 minuti 15 minuti scegliete voi qual è time frame su cui si entra dopo l'apertura con volumi quindi teoricamente anche dopo le 16 ore italiane ok? Perché prima è meglio farlo sfogare, perché molte volte fa le congestioni dalle 15 alle 15.45 e, e te le fa tutte e due le direzioni, perché in quel momento sta accumulando. Quindi nel momento in cui si calma il mare, chiamiamolo un mare un po' più calmo, si esce con la barca, si, è, si mette sulla vela e si va sulla, sulla congestione. Allora, basta, eh, chiaramente fatemi domande, farò questa... Ho ricevuto tante mail e domande anche, visto sui commenti, sto facendo un elenco di queste domande, le risposte vanno preparate bene, a qualcuno rispondo per email in maniera molto rapida e veloce e non esauriente, però mh, prometto che quello che mi state chiedendo farà parte di un video o di più video, le chiameremo questions to Simone, qualcosa del genere, va bene? Buon fine settimana a tutti, studiatevi molto bene anche altri grafici perché ci sono cose interessanti come qui, per me interessanti quando lui non ha direzione, quindi perché sono situazioni in cui è molto bello trovare eh, delle opportunità che molti non trovano o molti attendono, eh, perché su euro-dollaro, su Oil, tante situazioni che ha fatto questa settimana. ok? Buon fine settimana a tutti e arrivederci.